Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Già cominciamo forte perché vedo il numero delle visualizzazioni ed è spaventoso rispetto alle interviste precedenti. Inizio subito, quindi senza perdere tempo. Come di consueto, sapete che a noi piace immaginare il piccolo, curioso Leonardo che se ne va in giro per il mondo a scoprire di tutto e di più. Oggi se ne va nel mondo del ciclismo, delle due ruote, e va ad intervistare un personaggio che ringraziamo tantissimo e vengo subito a presentare, che è Alessandra Cappellotto. Buonasera Alessandra. Ciao Dominique, ciao a tutti. Alessandra Cappellotto, per chi non lo sapesse, è la prima donna italiana a diventare campionessa del mondo su strada. Un titolo vinto nel 97 a San Sebastian, campionessa italiana su strada nel 2003 e campionessa italiana anche a cronometro, due medaglie di bronzo, eccetera, eccetera, tanto, tanto, tanto e tante altre cose che lei ci racconterà anche nei particolari più intimi rispetto al sacrificio, quello che si vuole. Quello che serve per arrivare poi a un risultato importante, a dei risultati importanti, quali sono stati i suoi. Vengo subito anche a presentare il cofondatore Enrico Passeri. Ciao Enrico. Ciao Dominique, ciao Alessandro. Ciao Enrico. Ecco Enrico, io ho fatto questo cappello introduttivo molto rapido perché sarà sicuramente una intervista intensa. Non so, hai qualcosa da dire subito tu, la prima domanda? Sì, certamente, certamente. Personalmente, Alessandro, a me incuriosisce sempre quando parlo di uno sportivo. Il sapere com'è nata la sua passione. Quindi nel tuo caso, diciamo, com'è nata la passione per il ciclismo, tenuto conto che fra l'altro si tratta di una disciplina che ancora è prevalentemente maschile, ma magari qualche anno fa lo era ancora di più. E poi volevo anche sapere a quanti anni hai iniziato a pedalare e insomma se ci parli un po', diciamo, della tua vita proprio da sportiva. È una domandona questa, bella, bella corposa per iniziare, perché ci sono già tante cose dentro. Ho iniziato perché ho un papà sportivo, noi siamo tre fratelli, il fratello più vecchio Flavio, e poi ci sono io, poi Valeria, e già da piccoli ci portava a praticare, ci ha insegnato a praticare tantissimi sport. Credo di aver imparato a sciare a forse 5-6 anni. Però a lui piaceva più il ciclismo e infatti non ci porta mai a fare gare di sci o gare di nuoto, altro sport che ci insegnò molto bene, o di pattinaggio, ma ci portò quando eravamo tutti abbastanza piccoli perché io ho iniziato a fare gare di ciclismo a 8 anni. E quindi la passione è nata grazie a mio papà, è lui che ci ha introdotti in questo sport. E come hai detto tu comunque. Hai toccato una cosa veramente importante perché soprattutto all'epoca, io ho 52 anni adesso, quindi all'epoca le donne, le ragazze in bici erano davvero poche. Adesso la situazione è molto cambiata, però all'epoca mi sentivo dire un po' di tutto quando mi vedevano per strada perché c'era veramente anche gente che urlava dietro a me, a mia sorella, cosa fate in bici? Le donne non vanno in bicicletta. E allora è sempre stato forse una frase che mi ha accompagnata durante poi la mia carriera. Però devo dire che è stata una bella vita, una bella esperienza quella del ciclismo. Iniziata presto, per fortuna anche da un certo punto di vista, perché il ciclismo, anche se non sembra, perché tutti sappiamo andare in bici per sa poco. A tutti i bambini viene regalata una bici, tutti quanti pedalano, però in realtà è uno sport anche molto tecnico. Ci sono tantissime cose da imparare e chi inizia da giovane probabilmente è avvantaggiato rispetto a, per esempio, all'uso della bici. Quindi per me è stata una bella esperienza iniziare anche da piccolina. Curioso, quindi svela questo segreto. Hai cominciato come tutti noi con le rotelline accanto?
Ma devo dire la verità, ho fatto una fatica incredibile ad iniziare veramente a togliere le rotelline. Ricordavo che i miei cugini, vicini di casa, erano più, che hanno la mia età, erano più bravi, erano più svegli di me, più bravi, più veloci, e io credo di essere stata una delle ultime a togliere le rotelline. Non sono partita proprio col piede giusto all'inizio, però poi mi sono rifatta. È stata ovviamente. In compenso ci stanno adulti che ancora non le hanno tolte le rotelline, eh? Io potrei essere uno di loro nel ciclismo. Era ovviamente una battuta. Ascolta, Alessandra, quindi sappiamo tutti, appunto, come dicevo prima in introduzione, che è stata campionessa del mondo. Cosa si prova a conquistare un titolo del genere? Quali sono state le tue emozioni in quel momento? Insomma, raccontaci qualcosa. Quanto sacrificio c'è dietro? Questo è importante anche per i giovani. E cosa consiglieresti a chi ambisce ad un traguardo del genere? Ma secondo me qualcuno che arriva a vincere una gara importante, un campionato del mondo, ma può essere anche un campionato italiano, comunque una gara importante, un'Olimpiade, non ci arriva per caso, servono anni di allenamento. Normalmente si pensa a lungo, a quale gara si vorrebbe vincere, a quale gara si vorrebbe partecipare, quindi ci si arriva abbastanza preparati. E invece per quel che riguarda i sacrifici, io anche quando correvo e mi chiedevano sì, cosa significa e quanto sacrificio, cosa costa fare ciclismo, per me non è mai stato un sacrificio, perché mi è sempre piaciuto. Mi è sempre piaciuto proprio andare in bici. La bicicletta dà un senso di libertà, ci si può muovere. È uno sport, io non credo che sarei riuscita a fare uno sport, per esempio, da fare all'interno, in un palazzetto, in una piscina, forse perché appunto sono nata fuori, sulla strada. È una cosa bellissima del ciclismo, che a me proprio piaceva, era il muoversi, riuscire a fare tanti chilometri, andare in una salita. Io abito abbastanza lontano dal mare, ma non così lontano da non dire ok, oggi andiamo verso il mare e riuscire a guardare il mare. Poi qualcuno ci riportava indietro, ovviamente, perché sarebbero stati troppi chilometri. Però il ciclismo ha anche questo, cioè la voglia di muoversi nello spazio, di riuscire a fare chilometri. Quindi per me non è stato un sacrificio enorme. E anzi, è uno sport che consiglierei senz'altro a chi ha voglia di muoversi, a chi ha voglia di libertà, perché dà proprio un senso di libertà. Beh, tutto sommato è un po' come andare a correre, no? Nel senso anche quando vai a correre c'è quel senso di libertà e comunque stai fondamentalmente all'aperto, sono due sport un po' simili da un certo punto di vista. Sono molto simili, a me piace tantissimo anche correre, ma la differenza con il ciclismo è appunto questo, che con la corsa si riesce a rimanere in un luogo abbastanza limitato, perché a meno che uno non faccia proprio ogni giorno i 40 km della maratona, però invece con il ciclismo si riesce veramente fin da piccoli, perché già nelle categorie giovanili, diciamo, un allievo, un ragazzo di 16 anni fa già 80 km in bicicletta, quindi sono già una bella distanza, quindi ci si muove. Io ricordo che, e questo mi è servito anche dopo, conosco tutte le strade, ovviamente, si incontrano un sacco di persone anche, perché girando per le strade, a parte i ciclisti, ma si incontrano anche le persone, per esempio, che vanno a lavoro. Io mi ricordo che quando facevo certi allenamenti lunghi e quindi trascorrevo anche l'ora della pausa pranzo all'aperto, e se facevo le stesse strade sapevo esattamente chi incontravo, le persone che andavano a casa dal lavoro o i bambini che andavano a scuola, che tornavano in scuola, bus, era una bella vita. Beh, questo aspetto che hai appena detto sicuramente è bello, anche perché dà una dimensione di familiarità, no? Allo sport. E quello che ti volevo dire, sempre in riferimento al tuo sport, è quali sono i valori fondamentali che questo sport può trasmettere a un livello formativo, soprattutto per i giovani. E poi volevo chiederti se tu, metti conto, incontri un genitore, no?
con quali argomentazioni porteresti questo genitore a far, diciamo, frequentare ai suoi figli magari una scuola di ciclismo, per esempio, o comunque a fare sì che i suoi figli percorrano questo sport? Ma il ciclismo è uno degli sport, secondo me. Dominique, volevi dire qualcosa? Sì, stavo dicendo, sì, non so, a tratti non sei arrivato, Enrico. Alessandra, hai compreso le domande? Io no, perché sono stato disturbato. No, io ho capito Ah, le domande ok, perfetto. No. e mi ha chiesto appunto perché il ciclismo e cosa dà il ciclismo. Secondo me il ciclismo ha tantissimi valori all'interno. È uno sport abbastanza complicato perché è uno sport individuale, ma non è individuale, è uno sport di squadra. E questo forse non viene percepito subito da chi vede, da chi guarda il ciclismo, perché ovviamente vince una persona sola. Io ho vinto il campionato del mondo, solo io vesto la maglia iridata, ma invece il ciclismo è uno sport di squadra, dove se c'è un gruppo compatto, dove se c'è rispetto, amicizia e dove se si è in una squadra dove tutti concorrono a un risultato, allora si riesce ad ottenerlo. E secondo me la bellezza del ciclismo è anche questo. È uno sport di squadra molto complicato. Ecco perché i capitani del ciclismo, secondo me, sono persone importanti, speciali. Io non sono mai stata capitana delle mie squadre. La capitana, quando correvo io, era sempre Roberta Buonanomi, che è qualche anno più vecchia di me. Ed è sempre stata lei la capitana, perché era quella più che aveva più esperienza, che aveva più intelligenza sia di parlare con le ragazze sia nelle tattiche di gara. Però il ruolo del capitano nel ciclismo è importantissimo, perché in una squadra di calcio o di pallacanestro, di pallavolo, è facile dire ok, ci alleniamo tutti, giochiamo bene perché poi vinciamo qualcosa. Ma vai a dire a un compagno di squadra che sai che non vincerà, vai a dire aiuta me a vincere, cioè fagli trovare la motivazione. Quindi veramente nel ciclismo il ruolo del capitano è importante, è difficile e secondo me ci sono delle persone veramente speciali che riescono a farlo. In questo caso, Alessandra, per esempio, per quello che tu dicevi, come può un compagno di squadra che sai che non vincerà aiutare te a vincere? Proprio da un punto di vista tecnico, diciamo, Può per far farlo capire meglio in che senso la squadra. in tantissimi modi. Quando io ho vinto il mondiale, devo veramente ringraziare la squadra che era lì con me e che ha corso per me, che ha aiutato me. Ma io ho restituito tutto quello che ho fatto del mio massimo, sia prima di quel mondiale, sia dopo, per aiutare le ragazze che erano con me a vincere a loro volta, a migliorarsi. Qualcuna di loro era così. A qualcuna di loro era così affezionata che poi le ho volute nelle squadre in cui ho corso. Quindi bisogna chiedere, ma anche dare. Il ciclismo è partecipazione, è anche collaborazione. E quindi bisogna essere sempre attenti a chiedere, ma a ridare soddisfazione. E le soddisfazioni non sono solo vincere. C'è anche chi ha corso anni e non ha mai vinto una gara, però le soddisfazioni possono essere anche diverse, per esempio, appunto, correre in una squadra di ottimo livello, avere magari uno stipendio buono, meglio di quello che si avrebbe se si corresse per conto proprio. Quindi dare soddisfazione alle compagne di squadra è sempre importante. E Grazie. credo che il discorso di gruppo, di collaborazione è importante e questo è un motivo, secondo me, fondamentale, qualcosa che direi a un genitore che mi chiede ma perché ciclismo? Innanzitutto, secondo me, è bello che si faccia sport, qualsiasi tipo di sport, ma il ciclismo anche per questo, la collaborazione e capire che si può collaborare anche se non si vincerà, ma per far vincere qualcun altro.
Questo è molto importante, sì, è anche molto bello secondo me. Diciamo, aiuta pure Grazie. a, come dire, anche a far sorgere quello spirito, tra virgolette, di sacrificio che porta magari alla vittoria di un altro, sicuramente è un bel valore, insomma, che poi, come dicevi te, verrà magari restituito questo favore in qualche modo. Però non è neanche necessario che venga restituito, perché alla fine è sempre un gesto bello, insomma. Se ci pensiamo bene anche nella vita, poi non è che tutti diventano importantissimi, che tutti realizzino veramente i propri sogni, ma ognuno deve collaborare per quel che può, anche nella vita sociale, nella vita civile, quindi è veramente come il ciclismo. Siamo d'accordo, Alessandra. Intanto qui ci sono tantissimi saluti che arrivano. Io ne menziono qualcuno: Gulnara, Gian Bianconero, Otello, Silvia, Gianni, Novello, qualche commento, Edi Tempestin. Ciao Alessandra, quante vittorie prima del mondiale? Niente arriva dal nulla, scrive Sonia Rocca. Stefano, beh, che ci ringrazia come Leonardo, il nostro cofondatore, e Giancarla Cappellotto, penso sia una parente. Ascolta, oggi, parliamo di oggi, qual è il tuo specifico contributo fornito nell'ambito del ciclismo a livello sia nazionale che internazionale? Questo anche non ultimo al fine di trasmettere la tua esperienza sportiva ad altre donne. Ecco. Io adesso, Questa dopo, quando ho smesso la carriera ciclistica, sono rimasta qualche anno fuori dal ciclismo, avevo bisogno di riposarmi, di fare altre cose. Poi ho avuto la fortuna e anche l'onore di essere chiamata da Cristian Salvato, che è il presidente dell'ACPI, che è l'Associazione dei Corridori Ciclisti Professionisti Italiani. E lui mi contattò per chiedermi se volevo entrare a far parte appunto di questa associazione. E lì la mia vita è cambiata un po', perché è una cosa che mi piace tantissimo fare. L'associazione ACPI è in pratica il sindacato dei corridori professionisti. È il primo sindacato, la prima associazione di categoria, è vecchissima perché è nata nel 46 e hanno fatto parte di ACPI corridori, tutti i corridori da Coppi a Magni a Gimondi, tutti, Moser, fino ovviamente ai corridori attuali. Cristian Salvato è stato anche colui che ha voluto le donne all'interno del sindacato e poi ha chiamato me per dargli una mano per gestire un po' questo sindacato. E questa è una cosa che mi piace tantissimo. L'esperienza che ho fatto in bici mi è piaciuta tantissimo, essere atleta, correre, perdere, vincere, far fatica, allenarmi, tutto. Però anche quando correvo sono sempre stata un po' la portavoce, sono sempre stata quella un po' che andava a chiedere o a dire quando c'era qualcosa che non andava e le mie compagne mi venivano sempre a cercare per mandarmi in avanscoperta, forse per andare a chiedere magari un premio in più o per qualsiasi cosa, mandavano sempre me. E allora mi è rimasta questa voglia di fare qualcosa per migliorare il ciclismo. Il ciclismo mi ha dato tanto. La persona che mi ha iniziata il ciclismo è stato appunto mio papà. La mia seconda vita nel ciclismo è iniziata con Cristian Salvato. Quindi uomini, ma mi piace tanto dedicarmi alle donne. Ho avuto tanto e ci sono state tante persone che mi hanno aiutata quando correvo. Tante persone che ovviamente con il volontariato, nel ciclismo c'è tantissimo volontariato, gli organizzatori delle gare, quelli che fanno i team, in tutto lo sport, ma probabilmente il ciclismo è uno sport che non è uno sport ricco. Il ciclismo giovanile è fatto veramente di volontariato e io ho sempre capito che queste persone sono importanti. Adesso cerco di
ridare un po' di quello che hanno fatto per me quando ero piccola, perché io andavo a correre perché c'erano gli organizzatori che organizzavano le gare, ero parte di un team perché c'era un presidente che si prendeva la responsabilità di fondare il team, i direttori sportivi, i genitori che ci accompagnavano. Sto cercando di restituire un po' di quello che ho avuto. Ho la fortuna di far parte di un'associazione importante. E questo mi onora, ma c'è anche tanto lavoro da fare, perché la strada, soprattutto per le donne, per arrivare ad avere un po' più di visibilità, per avere anche equità in tanti casi, per esempio sia nel tipo di gare che sono organizzate, ma anche nei premi, per esempio, la disparità è ancora enorme tra uomini e donne. Ma faccio questo per cercare di aiutarle, insomma. Invece a livello mondiale, l'ACPI fa parte del CPA, che è l'Associazione Mondiale dei Corridori. Il presidente è Gianni Bugno, e anche questa è un'associazione incredibilmente attiva, perché ci occupiamo di tantissime cose. Abbiamo inventato il fondo di solidarietà per i corridori, gestiamo i premi dei corridori, ci occupiamo della sicurezza, abbiamo creato il protocollo del meteo estremo. Adesso forse sono cose un po' tecniche che sto dicendo, comunque a livello mondiale stiamo cercando di far sì che i corridori possano soprattutto correre in modo più sicuro. Bene, sì. È una bella risposta, insomma, anche molto completa e piena, direi. E io volevo ringraziare Alessandra, complimenti davvero, perché non è una cosa, perdonami Enrico, è un grande impegno, soprattutto di questi tempi, anche a prescindere ovviamente dal coronavirus, che è importantissimo, perché non voglio, per carità, sottovalutare questo fenomeno, ma parlo proprio della difficoltà che si ha, immagino, in quel mondo, no? Dove è terminato diciamo la parte di grande visibilità, non c'è un supporto, ecco, un supporto, secondo quello che è la mia esperienza, il mio conoscere un po' questo paese, rispetto agli investimenti nel mondo dello sport, che investire significa anche investire in termini di risorse umane, di contributo, come dicevamo nelle domande precedenti, di esperienza, no? Quindi complimenti, ecco, mi sentivo di dire questa cosa. Vai Enrico, perdonami, scusa. Ah, figurati, è giusto quello che hai detto, sì. No, hai detto, Domenico, scusami, ma è vero, hai toccato dei temi importanti, perché io poi che ho avuto anche la fortuna di vincere un campionato del mondo, ho visto cosa succede, ho visto anche attorno a me, anche le istituzioni, quando hai questa maglia di campionessa del mondo, quando vai, io ho avuto anche la fortuna di fare due Olimpiadi. Allora sai, ti cercano, ti invitano, ma poi si dimenticano quando invece tu vai a chiedere qualcosa per far sì che il ciclismo, nel mio caso appunto, a me piace tantissimo occuparmi delle donne, possa migliorare. Allora anche questo hai detto giusto, Dominique, è facile dimenticarsi. In Italia si potrebbe veramente fare molto di più. Io spero veramente, con il nostro sindacato, noi siamo presenti, rappresentiamo gli atleti in seno all'UCI, ma ci occupiamo anche a livello di governo di tante tematiche, per esempio della sicurezza sulla strada, perché a noi tocca, perché qualche nostro associato purtroppo ha avuto incidenti gravi, qualcuno è anche... non è più con noi, come Scarponi, e noi ci siamo veramente tuffati anche nella promozione di una legge che possa aiutare tutti quelli che vanno in bicicletta, che è la famosa legge del metro e mezzo,
siamo stati noi, il nostro delegato alla sicurezza, che è Marco Cavorso, papà di un bambino che è stato ucciso sulla strada a 13 anni, Tommy. E lui ha fatto sì e lotta tutti i giorni perché tutti quelli che vanno in bici possano essere un pochettino più sicuri. Anche qui è triste vedere che dobbiamo noi, con il nostro tempo, ovviamente noi lo facciamo volentieri, ma che noi con il nostro tempo dobbiamo andare a bussare, continuare a bussare, a rompere le scatole, a bussare alle porte, pur di far sì che il governo approvi questa legge del metro e mezzo, quindi che un'auto quando supera una bicicletta deve, mantenga almeno 1,5 metri di distanza lateralmente dalla bicicletta. Adesso stiamo riempendo, anche grazie a Paola Gianotti, tutta l'Italia di cartelli che raffigurano il ciclista, poi la freccettina del metro e mezzo e l'automobilista. Stiamo riempendo tutta l'Italia, ma veramente speriamo di tappezzarla tutta, perché gli automobilisti devono prestare attenzione, ma non ai ciclisti, ai miei associati, perché sono Nibali, perché sono Viviani, perché sono Aru, no, a tutti quelli che vanno in bicicletta. Il rispetto della vita umana. Grazie. Rispetto della vita umana. Enrico, cosa? No, mi sembra che ovviamente questo discorso sia fondamentale. In realtà poi potrebbe anche essere esteso ai pedoni volendo, perché insomma pure qualche pedone ogni tanto fa una brutta fine, magari pure sulle strisce. Però lì ci addentreremo su un argomento che esula un po' dalla materia. Io, Alessandra, volevo dirti, in riferimento a ciò che stavi dicendo prima, vale a dire stavi parlando del vostro sindacato, che protegge ovviamente atlete professioniste fondamentalmente. Immagino che la vostra tutela ovviamente sia anche una tutela legale, una tutela anche di insomma, riferimento a problematiche lavorative in cui queste atlete possono incorrere. Quindi volevo chiederti, qualora sorga un contenzioso che riguarda un atleta proveniente da un altro paese, magari nella propria nazione, e quindi diciamo in una realtà distante da noi, in teoria, almeno fisicamente, con quali mezzi voi cercate di risolverlo per aiutare questa persona? Allora, E sì, vai, ti ho vai. interrotto. In realtà ho finito, no, stavo. Sì. Allora, l'esperienza che noi abbiamo in ACPI, che abbiamo, che abbiamo imparato tutti questi anni di associazione, la stiamo usando anche in CPA. L'ACPI, che è l'associazione italiana, la stiamo usando anche in CPA, e cioè a livello mondiale, perché cerchiamo di creare in più paesi al mondo possibile le associazioni come quella nostra. In Italia abbiamo, come sindacato, ci occupiamo di tantissimi temi, hai detto giusto, dei temi anche legali, ma anche delle assicurazioni dei ragazzi. Quello che stiamo facendo adesso è cercare di creare un network con le aziende per far sì che i ragazzi e le ragazze, già durante la loro carriera, ma soprattutto dopo, possono avere connessione diretta con aziende, possono entrare nel mondo del lavoro, fare un lavoro che sia soddisfacente, che sia adatto a loro. E quindi cerchiamo di fare questo. E stiamo portando, questa metodologia anche all'estero. Io a livello del CPA, che esisteva solo per i maschi, sempre con il mio presidente Salvato, abbiamo iniziato e abbiamo fatto sì che nasca anche il CPA femminile, cioè la sezione femminile del CPA, che esisteva solo per i maschi. Abbiamo già creato, ho già creato tantissime associazioni. Prima di creare le associazioni, perché servono ovviamente persone che si dedicano a questo e anche passaggi burocratici, perché le associazioni devono avere uno statuto, devono essere, insomma, fatte bene. Allora costa tempo,
Ma siamo riusciti, sono riuscita a veramente diffondere il CPA a livello mondiale, perché a parte in Europa, a parte l'Italia, siamo in Francia, in Portogallo, in Spagna, siamo in Belgio, però ci stiamo anche trasferendo, sto anche fondando associazioni in America, in Sud America, Centro America, e anche nel continente africano. Perché quello che pensiamo noi, quello che crediamo noi, è che i ragazzi e le ragazze devono essere aiutati dove sono. Quindi la tua domanda è proprio appropriata. Se una ragazza ha un problema nella nazione dove è, deve essere aiutata da qualcuno del luogo, perché i problemi o le problematiche che sorgono in Italia sono diverse già da una problematica, da una tematica che c'è in Francia o in Messico. Adesso abbiamo anche un'ambasciatrice in Messico. Entro fine anno spero che nasca in modo ufficiale l'associazione. Il Covid ha rallentato tutto quello che stiamo facendo. Quest'anno è stato un anno abbastanza difficile, per non dire difficilissimo, per il ciclismo, perché sono state annullate tantissime gare. Con le gare sono stati annullati anche per noi tantissimi impegni. Io avevo una scaletta rispetto a un numero di nazioni, di associazioni nazionali da far nascere, che è ovviamente rallentata e tutto verrà slittato, spero presto, quando il Covid riuscirà a darci un po' di tregua. Però quest'anno sono nate le associazioni in Nigeria. Sto cercando di far nascere l'associazione in Ruanda, ho un'ambasciatrice in Sudafrica, ho appunto l'ambasciatrice e l'associazione dovrebbe nascere veramente nel giro di pochissimi mesi in Messico, abbiamo una bellissima e bravissima ambasciatrice in Romania, insomma ci stiamo espandendo in tutto il mondo, per adesso sono 18 nazioni in cui siamo presenti. E quindi tornando alla tua domanda. È solo avendo le associazioni nazionali in ogni paese al mondo che riusciamo ad aiutare le ragazze. Dove hanno un problema loro, noi possiamo e siamo lì e le aiutiamo. E inoltre le ragazze che smettono di correre, che cessano l'attività, possono entrare nel sindacato e quindi, grazie alle connessioni che abbiamo anche a livello mondiale, riuscire a rimanere connesse e ad avere opportunità nella loro nazione, ma anche in tutto il mondo. Opportunità che, secondo me, devono essere soprattutto lavorative. Chi smette di correre, chi lascia l'attività, è bello che possa entrare nel mondo del lavoro con un lavoro appagante. E che non abbia rimpianti, che non abbia l'impressione di aver perso anni in gioventù senza aver imparato qualcosa. Per esempio, a livello di ACPI, noi ogni inverno facciamo dei corsi di aggiornamento, e ogni 2 anni facciamo delle giornate, proprio più di una giornata, dove i ragazzi partecipano e cerchiamo di mettere a loro disposizione relatori, cambiandoli ogni anno, per dare loro strumenti, per insegnare loro qualcosa, perché abbiano degli spunti per poi proiettarli verso il futuro dopo sport, ovviamente. Mi permetto di aprire una parentesi. Sono contento di questa intervista, ribadisco, Enrico, sicuramente anche lui come cofondatore, perché siamo proprio nel pieno solco di quello che è stata la nostra idea di far nascere questa realtà della Leonardo Creation, creare valore attraverso quest'altro passaggio, ennesimo passaggio, non è il primo ovviamente che hai fatto. Durante questa diretta, questa è per me l'essenza della creazione di valore, perché poi ecco l'atleta, lo sportivo di tutti, tutte le discipline viene abbandonato, no? Lo dicevo prima, per altri motivi, ma tu hai ribadito, hai messo in luce un aspetto fondamentale, molto importante, che qualche volta per qualcuno, tristemente, è triste da dirsi,
si arriva al limite della povertà, rimangono dimenticati per sempre, ed è bruttissimo. Mi vengono i brividi. Già prima ci sono stati altri momenti di emozione negativa, nel senso degli incidenti su strada, e qualcuno lo sta ricordando nei commenti che leggerò alla fine. Comunque, veramente sono grazie. Insomma, in sintesi, volevo ringraziare tu, Enrico. Sì, volevo aggiungere, perché in realtà, guarda, manco a fare apposta, insomma, siamo in sintonia. Che in realtà la cosa che tu hai appena detto, io ci tenevo a sottolinearla. Vorrei dire che questo, chiamiamolo servizio, sì, perché è un servizio che voi offrite agli atleti che in realtà magari smettono la carriera e potrebbero ritirarsi e smettere definitivamente, non avere più contatti con quello che è stato, diciamo, in un certo senso lo scopo della loro vita. Secondo me è un'attività bellissima ed è un'attività veramente fondamentale, perché tu in questo modo non abbandoni lo sportivo, per cui lo sportivo non diventa più un oggetto che magari nelle mani di una compagnia per vincere, ma diventa una persona umana che anche dopo aver vinto i suoi premi può essere rivalorizzata in contesti aziendali, magari che producono poi anche valore nella vita di altre persone. Per cui questo è un servizio veramente bellissimo, secondo me, che andrebbe anzi esteso a tutti gli sport, dal primo all'ultimo, soprattutto a un livello professionistico, perché ovviamente non è giusto che uno sportivo debba interrompere la sua carriera a 30 anni, perché poi per gli altri 40-50 anni che fa? Non è il massimo, insomma. Soprattutto nel ciclismo, dove esistono tanti, in tutto lo sport, ma il ciclismo ha dà delle connessioni, si conoscono talmente tante persone che veramente quello che noi cerchiamo di fare è tenere connessi, e l'obiettivo dei prossimi anni è veramente connettere gli atleti al mondo del lavoro. Se non ci fosse stato il Covid, probabilmente saremmo un po' più avanti rispetto a questa idea, perché Christian Salvato, il mio presidente, ed io ci teniamo tantissimo, ma già stiamo visitando tante aziende. Veramente stiamo facendo cose belle per gli atleti. La difficoltà di un atleta, però, bisogna dirlo, è che quando un atleta è in attività, io sono stata atleta per tantissimi anni, quindi parlo in prima persona, non sto dicendo solo dei ragazzi di adesso, delle ragazze di adesso. Un atleta in attività giustamente pensa solo alla sua attività. È difficile che pensi al futuro, perché tutto sommato l'atleta è sempre una persona privilegiata. C'è qualcuno che gli prenota il volo aereo, c'è qualcuno che gli prenota l'hotel, lui c'è all'allenatore. Quindi è una vita privilegiata ed è difficile certe volte, soprattutto quando si diventa professionisti, quando soprattutto si rimane professionisti o elite nel caso delle donne, perché il professionismo femminile in Italia non esiste nel ciclismo. Però ci si dimentica qual è la vita reale, ci si dimentica, come diceva mio papà, cosa costa un chilo di sale. Un chilo di sale significa che cosa vuol dire un euro, dare valore ai soldi, capire quanto guadagna una persona che lavora in un'azienda, che lavora in fabbrica, dare valore alla vita normale. Poi ragazzi, e le ragazze smettono l'attività e si trovano proiettati in un mondo che per loro è nuovo, si perdono, si trovano come in una giungla, perché il mondo fuori dallo sport è molto diverso e molto più difficile da un certo punto di vista. Devo dire che le donne sono più fortunate, perché le donne normalmente hanno anche guadagni molto inferiori rispetto agli uomini, quindi hanno sempre un piano B. Le donne normalmente studiano di più, hanno un livello di istruzione più alto dei ragazzi, a pari età, e quindi se la cavano un po' meglio. Poi la donna riesce magari a trovare una realizzazione anche nella famiglia, in casa, quindi la maggior parte, parliamo sempre di numeri, non parliamo di cose specifiche, ma la maggior parte delle donne ha un piano B, ma i ragazzi si trovano veramente, molti di loro si trovano spiazzati.
questo è l'obiettivo che abbiamo per il futuro come ACPI, riuscire a trovare loro, riuscire a dare loro l'idea di cosa fare dopo il ciclismo e dare i mezzi anche per farlo. Va bene. Alessandra, ecco, proprio in questo contesto, no? Puoi raccontarci la storia di un'atleta che si è rivolta a voi per essere tutelata? Come è andata a finire? Che tipo di aiuto gli avete fornito? Quest'anno è stato l'anno del Covid, quindi è stato l'anno delle visa, dei permessi di soggiorno. Quest'anno è stato un delirio per i permessi di soggiorno, perché per esempio ci sono state tante atlete che con il Covid avevano difficoltà a lasciare le loro nazioni, avevano difficoltà a passare per l'Europa, avevano difficoltà a spostarsi poi in Europa. Quindi veramente abbiamo fatto di tutto per trovare sistemazioni a tutte. E, devo dire che il caso più bello per me, quello più soddisfacente, è stato quello di una ragazza del Sudafrica, non riusciva veramente ad avere la visa. Siamo riusciti anche con l'aiuto della Federazione Ciclistica del CONI in Italia a farla arrivare in Italia e poi far sì che lei riuscisse a muoversi in Europa per fare tutte le gare, e questo è stato il primo caso. L'ultimo caso, devo dire, e qui non siamo veramente riusciti a farla arrivare in Italia, una ragazza del Paraguay avrebbe dovuto fare i mondiali ad Imola. Ho lavorato 2 mesi, ma non c'è stato verso, insomma, la visa non è arrivata, lei non ha potuto viaggiare, non ha potuto fare il campionato del mondo. Queste cose sono abbastanza tristi, perché se penso che dietro ad ognuno di questi atleti c'è una federazione, c'è l'UCI, però sono anche, cioè, da un certo punto di vista dico, ma com'è possibile che una ragazza non riesca, un governo non riesca a dare una visa a questa ragazza per viaggiare? E dall'altro mi fa anche piacere, perché se posso aiutarle sono sempre contenta. Quindi ecco, il Covid è stato, poi ce ne sono anche stati altri casi, Immagino. però il primo è stato proprio questo e l'ultimo purtroppo che non è andato bene. Senti, Alessandra, con riferimento sempre all'attività della tua associazione, di cui prima parlavi, soprattutto appunto di quella a un livello internazionale, che è la CPA Woman, giusto? CPA Woman, sì. Io dicevamo che praticamente tu, diciamo, l'aiuto per darlo concretamente all'atlete avresti bisogno di avere una sede proprio formata da un punto di vista legale in sede, naturalmente, piuttosto che essere solo un aiuto a distanza sarebbe meglio, no? Per cui volevo chiederti una domanda un po' specifica, ma che, diciamo, sorge dalle tue risposte, perché prima hai nominato moltissimi paesi dell'Africa, in cui avete stanziato appunto sedi della vostra associazione. Per cui volevo chiederti, ma perché avete scelto l'Africa? C'è un motivo? Perché proprio l'Africa? Cosa vi spinge ad andare in Africa? Il clima. No, Ma l'Africa, a dire la verità, molte cose nella mia vita sono successe per casi fortuiti, insomma. E il discorso dell'Africa è questo. Beh, in Africa, forse noi europei non lo sappiamo, ma la tradizione ciclistica è enorme e di lunga data. Io mi sono appassionata dell'Africa perché ci sono conosciuto delle atlete bravissime. L'ambasciatrice per il Sudafrica è Ashley Molman Pazio, che è una ragazza che adesso, ovviamente per praticità, vive in Spagna. E quindi con lei ho iniziato a guardare questo continente. Ma poi, quando si focalizza un po' su qualcosa, le cose arrivano quasi da sole. Ho incontrato a un campionato del mondo il presidente della federazione nigeriana, e ovviamente io parlo sempre di donne, di ciclismo femminile, quindi
gli ho chiesto cosa c'è in Nigeria, gli ho chiesto delle sue ragazze, eccetera. E lui mi ha messo in contatto con le ragazze e sono riuscita a creare l'associazione lì. E poi sono stata cercata invece dalle ragazze del Ruanda. In Ruanda c'è una storia bellissima perché c'è stata una squadra che ha iniziato abbastanza recentemente dopo il terribile genocidio che c'è stato. E queste ragazze sono un po' il portabandiera della nazione, la speranza. E tutta la nazione guarda queste ragazze cicliste quasi con la voglia di riscatto. E questa storia ovviamente mi ha colpita e per questo sto cercando anche lì di fare l'associazione. Ho una ragazza che la rappresenta, che è in Italia e mi fa da tramite con loro, ma sto facendo il possibile perché formino loro la loro associazione là. E allo stesso modo siamo state contattate, sono stata contattata da una ragazza del Marocco. Fatima è un cognome impronunciabile per me, e stiamo aiutando anche lei a fondare l'associazione. È una ragazza giovane, volunterosa, è in attività e attualmente corre in Europa, ma vuole fondare l'associazione perché è una ragazza già proiettata ad aiutare il movimento, ad aiutare le sue colleghe, pensa al futuro. E quindi l'Africa per caso, ma è una nazione che mi piace e che piace a CPA. Tra l'altro, in Africa ci andò a correre, è veramente la tradizione delle gare è grande, ma anche veramente di lunga data, perché ci andò a correre Coppi nel 59, fece una gara tappi in Burkina Faso. Quindi l'Africa non è estranea al ciclismo e gli atleti africani si stanno veramente facendo notare a livello mondiale per la bravura che hanno, atleti ed atlete. Allora, devo uscire un attimo dal protocollo perché, a parte, sono inondato da domande, sia sui commenti, sia sul mio telefonino. Qualcuno che non segue la diretta, cioè non è entrato, ma in qualche modo mi ha presentato delle domande. Ma c'è una cosa singolare, una persona che sicuramente ti conosce benissimo, è Karine Guisson. Scrive in francese, dice: Bonjour, je sais qu'Alexandra aujourd'hui travaille pour le développement du cyclisme féminin. Je comprends pas toujours les articles en italien, mais je suis de tout cœur avec elle. Visto che sta ascoltando, gli dico in francese: Ne te préoccupe pas, on va passer nous après à la traduction. Leonardo est là pour créer de la valeur. Allez, enchanté. Grazie. Io con Allora. l'inglese me la cavo, il francese no. E Karine, un bacione a Karine, perché Beh, la cosa. più o meno si capiva, però dai, più o meno si capiva. La cosa bella del ciclismo è che veramente si incontrano un sacco di persone. Io nella mia vita ho incontrato tantissime persone, ma non ce n'è una, neanche la più che potrebbe sembrare antipatica, che non mi abbia lasciato qualcosa di bello dentro. Uno dei miei pregi è proprio questo, a me riesco a trovare le cose belle, in tutte le persone c'è qualcosa di bello, in tutte le persone io trovo una cosa indimenticabile, tutte le persone mi hanno insegnato qualcosa, mi lasciano qualcosa. Comunque si legge nei commenti, se farò in tempo a leggerli tutti, la stima che hanno nei tuoi confronti a 360 gradi, veramente. Poi qualcuno è ritornato indietro nel passato a quando eri fanciulla. Parlo dei primi commenti, mi è piaciuta anche questa, molto singolare. Quando tu parlavi, come hai imparato ad andare in bicicletta, no? Dice: certo, per andare a casa doveva andare in salita, doveva percorrere una salita, ha detto questa persona, molto, molto simpatica. Sta cosa, ma poi ce ne sono delle altre che vedrò di leggere. Ascolta, adesso siamo appunto nel 2020, siamo quasi alla fine, speriamo anche presto, usciremo, perché come tutti i fenomeni hanno un inizio, avrà anche una fine, questo coronavirus.
ma purtroppo accadono ancora molti episodi e espressioni di convincimento maschile che voi siete una sorta di razza inferiore nel mondo dello sport e soprattutto per alcune discipline. Ora, se tu fossi una campionessa mondiale di pugilato, sarei certamente più cauto nel formulare certe domande, ma oggi mi salva comunque lo schermo, questa distanza, no? È la mia giornata fortunata, diciamo, oggi. Ma a questo proposito, puoi raccontarci un episodio singolare che ti è capitato? Ma allora sì, non mi è neanche mai piaciuto il pugilato, a dire la verità, però qualcuno si sarebbe anche meritato un ceffone più di qualche volta. No, veramente quando ero piccola ho sentito molti commenti negativi, ma secondo me più di gente, sai, quelli stanchi sulla strada che vedono, magari che devono fermarsi, perdono 5 minuti del loro tempo perché c'è una gara di ciclismo e allora urlano, voi andate a mescolare. La storia della polenta l'ho sempre ricordata perché la maggior parte ci urlavano, andate a mescolare la polenta, chissà perché, forse perché la polenta piace un po' a tutti, però no. Non ho episodi particolarmente negativi da ricordare. Invece sì, è vero che il ciclismo è uno degli sport più maschilisti. Secondo me dipende anche un po' dall'abbigliamento, perché, che ne so, Federica Pellegrini, che è la mia atleta preferita in assoluto, interplanetaria secondo me come atleta, è aiutata anche un po' dal costume da bagno, quindi si vede un po' di più la bellezza anche e le forme fisiche di un atleta. Il ciclismo forse penalizza un po' tra il caschetto, gli occhiali, i vestiti, essere piegati sulla bici, non enfatizza al massimo la bellezza magari di una donna, quindi viene visto più come uno sport magari da maschi. Però, soprattutto al giorno d'oggi, le ragazze che fanno ciclismo sono delle superstar. Ci sono una più bella dell'altra. Io quando vado alle gare, veramente, le amo tutte. Sono ragazze bellissime. In Italia abbiamo delle ragazze fortissime, abbiamo delle ragazze giovani che stanno crescendo benissimo. Le atlete più brave e che hanno qualche anno in più, ma uso il nome, non voglio far torto a nessuno, ma Longoborghini sono eccezionali perché sono delle vere campionesse. Abbiamo, ed è un'altra ragazza che io adoro, la ragazza che detiene il record dell'ora, Vittoria Bussi, che ha un master in geometria, matematica, quantistica, una roba del genere. Quindi questa è una campionessa che ha un cervello incredibile. E questo è qualcosa che io veramente le invidio, perché di matematica non ho capito mai nulla e di quantistica men che meno. Quindi veramente le donne si stanno crescendo molto, la strada da fare ancora lunga, ma sport femminile, ciclismo femminile diventerà veramente un cult tra qualche anno. Bene, siamo convinti, Alessandra, perché vediamo che praticamente ti impegni proprio, penso, giorno e notte per questa cosa. E io vorrei chiederti una domanda che a noi di Leonardo interessa molto, perché ha a che fare con il gioco di squadra, anche se ne abbiamo in parte parlato, ma non in maniera approfondita. Vale a dire, secondo te, quali sono i requisiti che deve possedere un leader per guidare una squadra? Parlavi di questi leader di squadra bravissimi, no? Ma quali sono questi requisiti veramente per creare una squadra in cui ci siano armonia ed efficienza? E anche ovviamente collegata a questa è la domanda: quanto conta poi il gioco di squadra, non solo ovviamente nel ciclismo, ma anche ad esempio nel tuo lavoro? Sì, nel ciclismo e nella mia attività, anche perché sì, è la stessa cosa, perché secondo me quello che vale nello sport, nel ciclismo, vale poi nella vita a livello umano. Un leader deve innanzitutto avere empatia,
capire gli altri, mettersi nei panni degli altri. Un leader sicuramente sa che tutti possono sbagliare, ma sicuramente un leader cerca di far sì che il suo compagno provi a non sbagliare più, provi a migliorare. E un leader sicuramente è una persona equilibrata. L'equilibrio mentale, secondo me, è una cosa importantissima. Sapere qual è il limite di comportamento da tenere con le persone. E poi comunque un leader deve sapere apprezzare quello che ogni individuo ha, quello che dicevo prima. Io ogni persona che incontro, in ogni persona che incontro trovo qualcosa di bello, trovo qualcosa di interessante, trovo qualcosa da ricordare per sempre. Ogni persona che trovo mi lascia qualcosa dentro. Quindi un leader, secondo me, deve avere queste cose. Poi la vita non è complicata. È più complicato parlarne, ma la vita è abbastanza semplice, perché basterebbe usare un po' di buon senso e si andrebbe tutti un po' più d'accordo e si riuscirebbero anche ad ottenere risultati che tutti vorremmo, dove tutti vanno in bicicletta senza avere la paura e il terrore di essere investiti, dove i ragazzini possono fare sport, dove non ci sia discriminazione tra ragazzina e ragazzino. Quindi, voglio dire, basterebbe veramente un po' di buon senso. Grazie Alessandra. Adesso una domanda insidiosa. Attenzione all'introduzione, alla premessa. Tu hai avuto una compagna di squadra speciale con cui hai condiviso vittorie, campionati del mondo e olimpiadi, ma anche allenamenti e fatica di tutti i giorni. Ci puoi parlare di una certa Valeria? L'abbiamo scoperto così. Valeria sì, sono davvero fortunata ad averla avuta accanto, perché non è semplice, non è facile che accada di avere una sorella campionessa, con cui condividere proprio tutto. L'esperienza più bella, secondo me, è stata quando abbiamo fatto le Olimpiadi, perché due sorelle che partecipano a un'Olimpiade sono una cosa veramente rara. E poi abbiamo anche realizzato quel sogno di mio papà, che fin da piccoline ci diceva che voleva vederci una volta arrivare prima e seconda. E lei vinse una tappa al Tour de France, io arrivai seconda. Il giorno dopo c'erano le nostre foto sulla Gazzetta dello Sport, quindi il papà era contento, la mamma anche. Quindi sì, Valeria è mancata 5 anni fa, manca tanto, però la ricordiamo. Con una gara di bici dedicata alle donne. E anche qui di nuovo l'idea è venuta ad un uomo, un ragazzo speciale, anche lui ci ha lasciati qualche anno fa, che è Flavio Radossi. Appena Valeria è mancata, ha detto che bisogna dedicarle una gara. E quindi abbiamo iniziato subito a fare questa gara, anche quest'anno l'abbiamo fatta. È stato il campionato italiano per la categoria juniores femminile, e poi abbiamo fatto una gara per le esordienti, una gara per le allieve, sempre donne. Secondo me è un bel modo per ricordare Valeria, perché, come dicevo prima, è un po' restituire quello che noi abbiamo avuto dal ciclismo. Anche noi abbiamo avuto persone che lavoravano, che facevano ciclismo perché noi potessimo correre, e secondo me è bello che si possa fare una gara in memoria sua. E ogni anno ci sono, quest'anno mi sembra che ci fossero quasi 400 ragazzine a correre, Molto e bello, questa, a molto me piace, insomma, ecco. bello. Molto E anche bello. questa la gara la organizza
una società, il Breganze Millennium, e anche qui il presidente Federico Zattera, bravissimo. La mia vita è costellata da uomini. Bello, bellissimo. No, Adesso nel stiamo. caso tuo anche uomini bravi, perché quasi tutti ti sono capitati bravi uomini, da quello che dici. È vero, Enrico. Della mia vita è che lo ringrazio sempre troppo poco, però è mio fratello Flavio, perché ha preso un po' della. Ha imparato anche lui tante cose dal mio papà, che era un po' pazzo, una persona un po' pazza, però mio fratello è più. Ha più testa e quindi è Allora, una persona equilibrata che amo. purtroppo siamo in chiusura, vado solo con una domanda al volo delle tante che sono arrivate, così a bruciapelo, poi leggo qualche commento. Mi viene detto, allora mi scrive Maria Caninz, Alessandra Cappellotto, campionesse del passato, Eleonora Gasparrini, è la tua erede? Lo spero. Ok. Poi qua questa è una comunicazione di servizio. Mi chiedono se in Russia hai un'ambasciatrice. No, Magari può servire, non lo in Russia non ce l'ho, quindi se c'è qualcuno che qualcuna che vuole farsi avanti, non la benvenuta più. Parliamo di Gulnara Futkullin, spero di pronunciarlo bene. Okay. Poi va bene, tutti questi commenti. Ciao Alendra, ciao Alessandra, quante vittorie prima del mondiale, niente, arriva dal nulla. Mi sembra che questa l'avevo già parte detta prima. Ecco, Gabriella pure scrive una cosa simpatica. Gabriella De Luca, brava Ale, mi hai fatto venire voglia di tornare in sella. Ecco. Poi ci sono dei saluti, bella presentazione, Gian Domenico, Marco Tagliabue, ciao Ale, ciao Debo, complimenti per il tuo grande lavoro con ACCP, Alessandro Malagesi, poi complimenti ovviamente ancora ad Alessandra, qualcuno chiedeva qualche domanda, insomma c'è stato di tutto e di più. Allora lasciamo a te la parola finale, Alessandra, e poi noi salutiamo tutti quanti. Beh, che dire, è stato un piacere e una bella sorpresa avere questa intervista. È la mia prima volta in un'intervista così a distanza. Il Covid non ha fatto solo danni, ma ha portato anche qualche bella novità, almeno per me, perché non c'ero abituata. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, perché io non li ho visti, però già sentire i commenti, e magari vedrò dopo qualcuno che mi scrive. Insomma, è bello sapere che mi stavate guardando e che ci siamo ritrovati, perché sono tutti, quasi tutti amici miei, persone che conosco, quindi è bello che siamo stati un'oretta assieme. Spero di non averli annoiati. Attento al microfono. Vorrei dire una cosa, stavo dicendo in chiusura per non mancare di rispetto a nessuno, perché ci sono stati anche dei commenti molto importanti, seri. Si è parlato di sicurezza stradale. Lillo La Rosa ha ricordato l'episodio accaduto a Rosario di 14 anni, che è venuto a mancare sulle strade. Quello che scrive anche Gabriella, anche De Luca, fondamentale impegno sulla sicurezza della strada. Insomma, stiamo tutti attenti, tutti quelli che ascoltiamo, attenti, ma non solo attenti, voglio dire. Ognuno di noi faccia quel piccolo, come abbiamo pensato noi quando abbiamo creato la Leonardo, ci vuole poco per migliorare le cose. Fare squadra è anche questo, condividere, queste cose. Veramente lo sforzo è minimale, mi permetto di dirlo a nome anche di Alessandra. Vai Enrico, perdonami. Sì, no, tanto c'è veramente poco da aggiungere. Avete detto praticamente tutto voi, e volevo solo ringraziare Alessandra, perché veramente è una bella persona e si vede tutto qua. Io mi resta solo che salutare. Ciao a tutti e grazie, un abbraccio ad Alessandra ed Enrico. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao.